Buongiorno ragazzi, come vedete io sto già col cappotto, ho appena finito di cambiarlo, ma non è collaborativo. Ho preparato anche la mia piccola, guardate quanto è bella. Buongiorno principessa, È bellissima la mia principessa. Buongiorno ragazzi, guardate che bel cornetto, guardate lui. Ari, buongiorno tra l'altro. Sta infagottato. Qui c'è una meravigliosa che è un po' devastata. Sì, vabbè, aspettate. Non è che solo lei è devastata. Ma appena sono entrata mi hanno detto che mamma sconvolta. Beh, sì. Non dorme, certo, facile così. Ragazzi, sono dovuta tornare a casa a fare l'aereo. Cioè, mia sorella, no, non ce la fa stare ferma tipo senza fare nulla. Cioè, c'ho proprio un deficit, secondo me. Ma magari ce ne avessi uno. Guardate che Io se non ho sono. molteplici, cioè non è che ho solo uno. Si è messa a fare il calendario. No, cioè, hanno mandato un Di calendario. gennaio, il mese che mancava, ha deciso, vabbè, lo faccio io. E poi si sta impegnando, cioè ha fatto corrighello, sta scrivendo tutto di diverso colore. Vedete che brava che è. Se la volete prendere, Certo, accattatevela. per qualche lavoretto di questo genere, lei è ben disposta. Ragazzi, da casa mia un po' di sé in un attimo. Senti, guardate che compra lei, eh? 17,96. Quello è antidepressivo. Ma avveleno per lo stomaco. Ragazzi, ora vi voglio far fare, vedere, lo svuota la spesa di mia sorella. Allora, questo è per Valerio, il capocollo per fargli i panini a scuola. Questo è per il periodo che stiamo affrontando. Eccole qua, che stiamo affrontando. L'antidepressivo nonché veleno per il corpo. Questo è per Lorenzo, che è l'unico magro della famiglia. E E mangia l'insalata con i gomiti. mangia l'insalata. Poi il petto di pollo, vabbè, dai, ci sta. Pasta pure ci sta. Dai, adesso abbiamo Era quasi solo. normale. Esatto, solo cose normali, insomma, vedete, petto di pollo. Tra l'altro, da notare, il petto di pollo ormai anche questo è incomprabile. Vabbè. Perché a pollo Senza sì, antibiotici, quella roba sì. là. Poi abbiamo il prezzemolo che sta sempre in mezzo, il minestrone leggero, attenzione. Poi ci sono quattro panini che gli durano un giorno a mio nipote. Lo sfilatino, come lo chiama mia sorella, le uova. E poi c'è. Ah Poi c'è no, delle cose sì, prendi delle cose sane alla il fine. latte, Le passate. le passate. Ah, queste sono buonissime, me le conciliamo. Sono proprio buone con i pomodori ciliegino. Vabbè, la E pancetta poi che ci con sta la mio roba nipote non tua. manca mai. E poi c'è la roba mia, anche quella finita, ma la puoi tirare fuori, Fritto. che è l'unica cosa sana. Che non Voglio gli uscire vate col qua. soffritto, che non me lo ha Il tagliato. prosciutto Il cotto perché i prosciutto, gobbetti non l'ha trovati. E i gobbetti non c'erano. E poi questo, la ghiottoneria. che l'ho preso per i miei nipoti e mia figlia. Allora ragazze, sto cercando di risolvere le pratiche, ancora non sono del tutto riuscita, già che ho il sorriso, non so dove trovo la forza, ma va bene. Comunque, mia sorella è andata a prendere Valerio a scuola perché sono le 2, quindi lui esce da scuola, insomma, alle medie, e io sono a casa sua che stavo riscaldando il pranzo. Nel frattempo Filippo si è addormentato. Un angioletto, ragazze. E volevo solamente farvi vedere il mio outfit con questo maglione bellissimo di Shein nuovo che mi è arrivato. Mi è arrivato da una settimanella più o meno, poi vi farò il video haul. Comunque mi piace un sacco, soprattutto le spalline, infatti questo è il terzo. Io l'avevo preso anche nero e viola e questo è tipo un beige nude, molto carino. Qui che c'è la luce vedete meglio il colore e mi piace un sacco perché ha sia le spalle tutte con le perle e in più tutti questi rombi con una perlina e appunto il terzo che prendo proprio perché secondo me fa un bel effetto e arriva proprio all'altezza, insomma, sotto la pancia e non ora mangia. Sto aspettando anche mamma e pranzeremo appunto noi e Valerio. Io ho i capelli orribili, ragazze, orribili, non mi piacciono per niente. Ho messo su l'acqua per la pasta e qui c'è il sughetto da riscaldare. Faremo pasta con il tonno. Nonostante le giornate si stanno allungando,
Sta per tramontare il sole, non sono neanche le 5 ma le 4 e mezza. In teoria, da quello che so, da metà dicembre mi sembra che c'è la giornata più corta, comunque a dicembre le giornate si allungano, ma siccome è nuvoloso a Roma sembra quasi che sta per tramontare. Comunque sono in macchina con Filippo, mia sorella è andata a prendere Edoardo, poi andiamo appunto a prendere Auri e lei va in piscina con Dodò, mentre io vado a casa da Claudio che arriverà tra poco e praticamente poi Claudio porterà Aurora dalla pediatra. Purtroppo, come vi avevo detto pochi giorni fa, se non erro, dalla pediatra ti dà un orario, ma a volte aspetti anche 2-3 ore. L'appuntamento è intorno alle 5:40, quindi le 6 praticamente. E il fratello viene a Roma, è venuto a Roma perché ha un volo, una coincidenza insomma di volo, e quindi sperava di vederci, ma noi abitiamo molto lontano da Fiumicino, considera ci vuole circa un'oretta, quindi non so se riusciremo, penso proprio di no, perché tanto Aurora la visiterà alle 7:30, quindi poi penso la porta a casa, io avrò preparato il brodino per lei stasera e speriamo insomma che ci confermi che sta tutto bene, che sta bene la bimba, perché sinceramente già sto curando Filippo, che anche lui, devo dire la verità, sta molto meglio, respira bene e quant'altro, poi l'avete visto, il rantolo è sparito eccetera eccetera, ogni tanto c'ho qualche colpo di tosse ma quelli possono rimanere anche per settimane, mi spiegava, poi dipende sempre da caso a caso. Comunque niente, io credo abbia uno scatto di crescita perché si attacca molto spesso al seno diverse ore e piange, perché secondo me non lo soddisfa. Ecco mia sorella che passa dietro con Edoardo. Dai, ci vediamo dopo, fatemi sapere per gli scatti di crescita. Ragazzi, allora Filippo permettendo sono a casa. Ho lavato tutto il pavimento di qua, l'ingresso, ho dato una sistemata anche al divano perché c'era un casino di giochi di Auri. Beh, il telecomando lo mettiamo qui. Io stavo anche dando una rassettata al tavolo perché come vedete ci sta aerosol, computer, lavaggi eccetera eccetera. Qui c'è una bottiglia che hanno regalato al lavoro a Claudio, non voglio neanche pensare a quanto costi sinceramente. Poi io vabbè non sono un'intenditrice di vini. E ecco qui il set. Allora c'è questo e poi c'è quest'altro che è Santa Caterina, vino nobile di Montepulciano, tenuta tirolese, e questo è il rosso di Montepulciano, Toscana. Sicuramente saranno due ottimi vini. Ripeto, io non ci capisco nulla, per cui insomma non prendetevela. Se c'è un intenditore di vini sicuramente capirà se sono due ottime bottiglie oppure no. Io le ho messe qua perché è l'unico posto, se no c'è per terra. Poi c'è ancora il pacchetto Prozis che siccome voi l'avrete già visto, ma io devo ancora farvi vedere il contenuto. Nel frattempo sto mangiando di tutto e di più. Tra l'altro ci sono i saldi su Prozis, approfittate del mio codice sconto Manni10 per fare shopping. Comunque l'ho lasciato ancora qua perché spero di farvelo vedere al più presto. Cioè Filippo arrabbiato col mondo, non riesce a stare 10 minuti in santa pace, veramente. Come vi stavo spiegando, secondo me ha qualche scatto di crescita perché non riesce veramente a non stare in braccio e a non stare attaccato al seno. È veramente cioè anche mia sorella, che tipo tutti i bambini la amano, appena lo prende in braccio comincia a diventare rosso, si gonfia in faccia, urla, quindi secondo me ha qualche scatto di crescita, perché neanche quando stava male faceva questo. Se magari appunto quando è stato male si fosse comportato in questo modo, sicuramente io avrei dato peso al fatto che è perché appunto stesse male, invece secondo me no. Comunque tra poco viene mia sorella a casa che dobbiamo parlare di alcune cose, in più verrà Claudio e mi farà sapere com'è andata dalla pediatra. Io sto pensando di mettere a bollire un po' di patate lesse e mettere sul brodo, perché siccome appunto sarà lunga la cosa, almeno intanto Auri cena, quindi mi avvantaggio un po' la cena in questo modo. Ragazzi, allora sto cucinando, ho messo sulle patate lesse perché o le mangeremo come contorno o ci farò una frittata, e quindi le ammorbisco un pochino lessandole. Sto ancora decidendo perché mio zio mi ha dato le uova fresche, quindi devo capire. Le stanno qui dentro perché ha le galline e quindi mi ha portato le uova.
quindi devo capire cosa farci. Come Aurora è patita di brodo, sto preparando anche il brodino. Sto anche mettendo a posto la lavastoviglie. Al volo ho dato una pulita anche ai sanitari, non mi sono messa a lavare totalmente il bagno, tipo lo specchio e il pavimento, semplicemente perché sono le 7 e tra poco arriva mia sorella e più che altro ci tenevo a preparare la cena. Ecco, per Aurora che torna dalla pediatra e quindi se dobbiamo parlare, insomma, non riesco anche a cucinare. Poi qui ci sono altri piattini da lavare, mo intanto svuoto la lavastoviglie e ce li aggiungo, tanto poi ci saranno quelli da aggiungere della cena. E poi vi faccio sapere, vi aggiorno, insomma. Per quanto riguarda il make-up da tutti i giorni per le mamme come me che hanno due figli piccoli e vanno sempre di corsa, ho intenzione domani di farvi vedere come mi trucco e al volo con la chic à pair, come vi avevo detto, perché oggi non ho avuto modo e secondo me di sera viene uguale, cioè con le luci, come sono riuscita a impostare la videocamera, comunque sono reali i colori, però non ha senso che mi trucco prima di andare a dormire, quindi preferisco magari alzarmi domani mezz'ora prima e farvi il tutorial piuttosto che adesso, che poi il tutorial, raga, è una cazzata, però insomma devo anche editare il video e il reel da pubblicarvi oggi, non so se riuscirò, mi servirebbero tre Eleonore. Domani tra l'altro mi peso perché voglio vedere quanto sono ingrassata e voglio mettermi un attimo a regime, non parlo di dieta, ma più che altro vorrei evitare siccome vengo da un periodo che ho mangiato veramente tanto, togliermi tutto non mi farebbe mettere a dieta, ma mi sentirei veramente oppressa, per cui ho deciso di eliminare innanzitutto, fare no dolci per una settimana e vedere un attimo come mi sgonfio in una settimana, dopodiché insomma cercare di eliminare insomma le cose in eccesso e bere, perché il segreto anche di questo è bere, che non sto facendo bene. Ecco, va bene, continuo a svuotare la lavastoviglie e cucino. Alla fine né frittata né niente, rustico patate e salsiccio, niente, buona cena. Claudio ormai sempre con le partite, il cappello non si tiene dentro casa, non so se i capelli proprio hanno detto le iscritte, guarda, ma tu sei sempre bello, wow. Tony, ragazzi, alle 11 mentre io allatto c'è Aurora che si nasconde dietro la tenda. No, facciamo il bello addormentato, guarda. Buongiorno ragazze, come state? Allora, io oggi volevo fare con voi trucco mamma in 5 minuti, oppure trucco donna che ha figli, oppure trucco per andare a fare la spesa, vedete voi. Allora, questo è il mio viso struccato, chiaramente ho messo semplicemente un po' di contorno occhi e basta, perché appunto adesso vi faccio vedere la figata. Innanzitutto mi tiro dietro i capelli, andiamo, innanzitutto è un trucco veramente velocissimo, che servono semplicemente 3 prodotti, se vi va 4, quindi veramente basico. Utilizziamo la chic à pair, che è appunto una crema verde, vedete, colorata, quindi che va appunto a uniformare l'incarnato. Ora io lo applico su metà viso, così ve ne fate un'idea. Non ho messo la crema viso perché ovviamente essendo questa una crema già va a idratare, però allo stesso tempo colora anche il viso, quindi dà una parvenza di aspetto più sano, e la trovo perfetta per chi non ama truccarsi, ma anche per chi ha poco tempo e poca voglia, ma vuole comunque stare in ordine. Guardate la differenza, cioè è abissale. Qui sembro veramente tipo, non lo so, stanca, visto che non ho dormito. Qui invece sembro molto molto più riposata, ed è semplicemente una crema, quindi avrete anche il viso idratato tutto il giorno. Cioè veramente fantastico, guardate soprattutto l'occhiaia, è pazzesco, ma anche, cioè, il viso, vedete? Cioè qua che c'è il rossore, se la metto anche sul naso, no? Va proprio a correggere il colore. Ho visto anche che c'è chi lo fa con le gocce abbronzanti di Collistar e la crema idratante, questo effetto. Quindi se voi non avete questa e volete risparmiare, ma avete le gocce di Collistar o delle goccine abbronzanti, secondo me
va bene lo stesso. Cioè, già così potete uscire di casa. Io vado ad aggiungere un balsamo idratante colorato per le labbra. Vedete? Guardate che differenza. Questo ovviamente poi ve lo portate in borsetta e lo riapplicate. Però avete le labbra super belle idratate. Questo colorito che sembra proprio naturale. E poi qui avete due opzioni. Se avete tempo e voglia, ovviamente ripassate le sopracciglia, io avendole il microblading comunque non è brutto neanche se non le tocco. E poi io vado a mettere semplicemente un po' di mascara. Quindi ragazze, veramente tre prodotti di numero, 3 minuti per fare questo trucco. Vedete anche il mascara, io poi non ho ciglia, la differenza tra un occhio e l'altro. Comunque ve la faccio rivedere, è la Chic Pair, io l'ho comprata su Sephora, vi lascio se riesco il link, se non ve lo lascio ricordatemi. Per quanto riguarda il balsamo, ho utilizzato uno di Mesauda, ma vanno bene pure quelli di Essence per il lavoro che devono fare, mentre il mascara è questo qua che si è tutto cancellato, della Lovren, l'M3 mascara volumizzante. Se esca la differenza tra questa parte e questa. Ecco qui il trucco da giorno, veloce, semplice, economico e che ti fa sembrare in ordine. Farò anche un reel su Instagram, quindi poi magari lo salvate lì. Ho sbordato un pochino col mascara, non vi preoccupate, basta che lo lasciate asciugare e poi col cotton fioc andate a levarlo. Se invece per esempio volete aggiustare con la riga di eyeliner, potete anche non toglierlo. Insomma, questo è un trucco molto molto carino. Che ne dite? Io lo promuovo a pieni voti, la Chic Pair la ricompro tipo domani. Adesso preparo i bimbi, mi preparo io e si va al nido. Mi sono messa l'eyeliner, ma secondo me era meglio prima. Ho aggiunto l'eyeliner perché stasera voglio farvi vedere lo struccante. Comunque stavo anche pensando di rispondere a un commento che una mi ha lasciato sotto un video in totale tranquillità. Praticamente mi ha detto, anziché che spendere questi 5-10 minuti, 20 minuti, poi dipende insomma, per truccarti al mattino, potresti spenderli per pulire casa, per tenerla più in ordine senza dare peso o fastidio a Claudio. Partiamo dal presupposto che secondo me ognuna è libera di fare ciò che vuole con se stessa e con la propria famiglia, però il commento potrebbe anche avere un senso secondo me, ed è un commento più che lecito, e quindi volevo rispondere in generale. Allora, ognuna di noi è diversa, non scordiamoci che io sono ancora nella fase post parto, che per una donna è molto brutta anche a livello fisico, perché non si riconosce, io ho il seno più cadente, ho la pancia più molla, quindi diciamo esteticamente non mi piaccio molto, fisicamente più che esteticamente, in viso sì, vi dico la verità, quindi non mi riconosco appieno, nonostante comunque io in gravidanza abbia preso semplicemente 4 kg che ho perso poi partorendo. E con le feste ne ho presi 2, però ecco, in generale diciamo che il fisico cambia, c'è poco da farlo, anche se non ingrassi cambia lo stesso, perché la pancia ovviamente che diventa un pallone, poi si svuota, ancora non è del tutto tornata come prima e non so se ci tornerà sinceramente. Comunque insomma, io sono nel post parto dove gli ormoni sono sballati, dove un giorno ti piace, un giorno ti fa schifo, un giorno sei depressa, un giorno sei felice, insomma hai questi umori altalenanti e praticamente depressa, va, vabbè, stai giù di morale, non usiamo il termine a sproposito, scusatemi. Comunque insomma, e se truccarmi al mattino mi fa stare meglio, io lo faccio per me stessa, per stare meglio con me stessa. Ci sono giorni che non me ne frega niente, altri giorni che ho proprio bisogno di ritagliarmi questo tempo per me, di guardarmi e di dire sei bella, e quindi lo faccio. Non vedo perché anziché truccarmi devo andare a lavare i piatti al mattino o devo passare la scopa al mattino. No, ho questi 5 minuti e li ritaglio per me, perché ragazzi, con due bambini, due piccoli bambini, perché già per esempio mia sorella, avendo Valerio grande, ti dà una mano a casa o comunque non è tra virgolette dipendente da te, come lo può essere Aurora, che quando all'atto mi sale addosso, è gelosa, vuole la mano, vuole essere presa in braccio quando tengo lui in braccio, quindi io devo stare lì a mettermi seduta per tenere una su un braccio, uno su un altro, quindi non ho tempo neanche di rilassarmi, a volte non ho tempo per fare pipì, farmi una doccia, eccetera eccetera. Ma chi ha bambini piccoli, due soprattutto, a distanza di pochi anni, se ne rende conto. Io ho fatto questa scelta, sono consapevole, ma ho tutto il diritto di
dire la verità com'è, non mi lamento perché, ripeto, è stata una mia scelta, però a volte mi viene da sfogarmi, ecco, che non è tutto oro quel che luccica, che non è facile, quindi se ho 5 minuti di relax in pace per guardarmi un video, per truccarmi, non mi frega niente se ho il divano così. Cioè, per me può rimanere così, poi lo sistemo quando mi va. Vi ho fatto un esempio, per sistemare sto divano ci vogliono 3 secondi, quindi non è quello, però nel senso preferisco truccarli, impiegarli per truccarmi, perché mi sento bene, perché sto bene e perché voglio vedermi bella. Quindi ognuno fa le sue scelte, tu magari non ti trucchi oppure non hai una passione, la tua passione è pulire casa, la tua passione è sistemare casa, farla trovare tutta in ordine, fallo, chi ti viene a dire nulla? Nessuno, è giusto che lo fai. Io ho la passione del make-up, riesco dopo 4 giorni ad avere 5 minuti perché loro al mattino dormono e non mi posso truccare, mi trucco, è semplice, ognuno fa quello che le fa stare meglio. Basta, adesso mi metto il cappotto, le scarpe e andiamo. Ragazzi, tutti imbacuccati, siamo pronti, vero amore? Era scappato il fratellino, anche lui c'ha il ciuccio, visto? Anche se lui non lo vuole. Guarda come ti sorride, ti era mancata la sorellina, oh. Che dolci! Invece guardate Aurora che ha rubato il ciuccio al fratellino. Guarda com'è contento. Questa è l'immagine più bella. E tutti i sacrifici valgono la pena di essere vissuti. Sì, ma che fai? Sorridi alla sorellina tu? Sorridi alla sorellina. Le attese infinite in macchina, mia sorella e mia mamma sono in banca, io sto aspettando perché siccome piove e fa freddo sto con Filippo, quindi rimango in macchina, tra un po' dovrebbero aver fatto. Oggi mia sorella fa le unghie, sono ancora in discesa se andare a casa e registrare oppure se accompagnarla, vediamo un po' come si evolve la giornata. Ecco il momento rimetti occhiali. Ragazzi, allora pausa caffè, siamo tornate a casa e praticamente io ho messo questo sul tavolo e mia sorella questo. Noi... Tu l'hai comprata la crostata da ieri, che faccio? Te la faccio sparire, mandatela. Per i miei nipoti, però noi dobbiamo mangiare questo, ragazzi. Questo qui. Perché Lorenzo, vogliamo dire che cosa mi ha detto? Sì. Vabbè, la mia depressione galoppante. Ieri apro la crostata e mi fa... La guarda col coltello in mano. Col coltello in mano e mi fa, te che stai a fa? E io... Niente, amo, che sto a fa? E mi fa, devi fare la curva glicemica per la gravidanza. Lo so. Stavo per affondare il coltello e fa, sei allergica alla nocciola, te lo ricordi? E questa è gianduia. E quindi lei l'ha richiusa. Quindi venite mangiate sta crostata perché sennò mi incazzo. Ragazzi, questa ragazza oggi sarà la gioia dell'onicotecnica. Perché gli sono durate tutte le unghie. Brava Betta. Infatti si sta recando con fierezza. Bellissimo. Ok, gradini. Siamo sempre... Ragazze, guardate che belle le unghie di mia sorella. Tra l'altro c'è il brillantino tipo olografico. Brava, belle belle. Questa è stupenda. Comunque siamo alla Conad. Praticamente ogni giorno una spesa. Sì, quando non hai voglia di cucinare. E dici cosa preparo? Fai in giro. Cioè pure noi 100 euro di spesa e alla fine sempre al supermercato sto. Allora ragazzi, siamo arrivati a casa dopo il Conad e qui c'è mio nipote che si nasconde e si vergogna. No. Cioè, ti fanno solo complimenti purtroppo nel mio canale, ok? Quindi, purtroppo, sei bello, vale pure troppo per i miei gusti. Oggi ti hanno salutato le ragazze? No. Perché dovete sapere che Valerio è innamorato solo della zia e non vuole nessun'altra ragazza nella sua vita. E zia non è per niente gelosa di te, vero? Lo possiamo, non possiamo dire. Mamma mia, no, non si può dire. Perché no? Beh, non è proprio la verità, se devo dire. Perché sono gelosa di te? No, leggermente. Ha detto che mi regali il motorino, però se, solo se non ci faccio salire ragazze. Ah, è un patto. Un patto è un patto. Comunque ragazzi, faccio lo svuota la spesa al volo.
Ma voi nella vita fate solo sì, la facciamo spesa. Solo la spesa. Allora, questi sono per pranzo, perché ho pensato a mio nipote. Cannelloni al ragù di carne, tieni, li puoi mettere in forno. E poi li ho preso, siccome a volte lui non si soddisfa appieno, anche questa, la lasagna al ragù di carne. Speriamo siano buone, è marchio Conad. Poi invece per me, per mi casa, visto che non mi accollo sempre a pranzo, ho preso ravioli, funghi porcini, questi qua che piacciono un sacco sia a me che a Auri. Poi ho preso i taralli, che questi sono comodi anche da portare in borsa, o lei ci fa... In caso per i pochi li sta per aggredire. Ci fa merenda, infatti oggi glieli porto. E poi ho preso sempre per lo stesso discorso i cracker integrali. Ed infine ho voluto prendere queste che sono le baguette, quelle che si scaldano, che sapete che mo ci sto in fissa. E ho voluto provare queste che ho trovato al marchio Conad. Mia sorella, è inutile che ve lo faccio vedere, tanto oggi è rimasto ancora un mandarino da pranzo, vi dico solo questo, che c'è ancora il mandarino che ho tirato fuori, sì, a pranzo, scusate, a colazione, a merenda. Ya posso farle, sono rincoglionita. Ah, scusate, in offerta ho trovato anche questi qua, lo yogurt Vipiteno con 0,1% di grassi naturale. Piango, Dio, piango, io piango, stasera mi ha rotto i balance. Aspetta. Mi ha rotto i balance. È vero. Lui sta nel periodo mammite, quindi se qualcuno mi vuole supportare. Si bagna. Insegna. Comunque, raga, cioè i cannelloni e le lasagne 6 giorni dopo, 7 giorni. Cioè, ormai ha fatto pure la lavastoviglie nel frattempo. Questo mi è ballato la ragazzi, siamo venuti al parco giochi, sono felice. In realtà mia figlia, mia sorella e Edoardo sono già scappati. Qui c'è Claudio, che è arrivato ora, che fa finta di tenere Filippo per 10 secondi della sua vita, ma in realtà c'ha la mammite, quindi vediamo quanto resiste nell'ovetto. Comunque, arrivato ora è un parolone, sono arrivato mezz'ora fa. Vabbè, amore, scusa. L'avete ucciso? Sì. Io faccio il mio break. Filippo ha appena mangiato, speriamo che sta buono 5 minuti. Che bei capelli, papà! Dal parco giochi siamo tornati a casa e Auri sta mangiando la pasta al sugo, è vero? Quanta verità io te da mamma! Si mangerebbe con la forchetta, amore, però tu sei fissato sul cucchiaio. Guarda. Comunque, per cena abbiamo frittati pisellini con prosciutto. E niente, questa era appunto la cena, abbiamo diviso la frittata e questa è la videochiamata con... Nipotina. Filippo sta nel suo habitat tranquillo, vero amore? A fare le bollicine. Chi fa le bollicine? Quanto sei bello che sorridi, sei l'amore di mamma. Adesso ragazze, ho visto che una di voi si è iscritta a Dots con il mio codice invito e quindi praticamente ho ricevuto un buono da 50 euro che io ho scelto di convertire in Douglas, di conseguenza ho 50 euro da spendere e vorrei provare i prodotti di Kylie Cosmetics o di Morphe, però ho visto che non ci sono molti prodotti in saldo di questi due brand. Ci sono due brand che mi incuriosiscono, non ho mai provato, però insomma volevo acquistare
con i saldi, quindi sono indecisa se prendere un qualcosa di questi due brand o andare direttamente su Dior, che è uno di quei brand luxury che in questo momento non posso proprio permettermi, e quindi magari usufruendo di questo buono mi compro qualcosa che ho sempre desiderato e che magari non posso in questo momento investirci, che poi non è un investimento il make up, però insomma avete capito. E niente, vi spiego al volo che cos'è Dots. Ho cercato di spiegarvelo al volo anche in un altro video su Instagram. Praticamente è un conto corrente online, tipo anni fa c'era Hype, ci stanno facendo la pubblicità adesso anche qui su YouTube, è appunto un conto online. Quando nacque avevano fatto questa cosa che se invitavi qualcuno a registrare ti davano 25 euro, e adesso Dots sta facendo la stessa cosa. È un'applicazione che voi vi scaricate, vi registrate e praticamente è un conto online di zero spese, quindi se voi non lo usate non avrete mai spese. Infatti io Hype so tipo 7 anni che ce l'ho, non ho mai pagato niente nei bolli, niente, perché appunto se non è utilizzato è zero spese. Però vi accomodo, perché poi volendo potreste anche utilizzarlo. Anche in questo caso molte sono preoccupate per l'ISE. Ragazzi, se sta a zero l'ISE rimarrà invariato come sempre, va dichiarato sì, ma tanto l'INPS ve lo carica in automatico, ve lo dico perché sono del mestiere. Comunque, che cosa ha fatto Dots? Fino all'8 di febbraio di quest'anno, quindi manca veramente poco, approfittatene. Se voi scaricate l'applicazione utilizzando in questo caso il mio codice, che vi scrivo in sovraimpressione perché è un po' lunghetto, a me arriva 50 euro che sono da convertire in buoni, quindi non ritirerò mai 50 euro cash, ma appunto li converto in un buono, che va benissimo ovviamente. E a voi che avete utilizzato al momento della registrazione il mio codice, vi arriva un buono convertibile in 25, tipo Claudio si è preso il buono carburante, no? Ecco, se voi la scaricate potete anche scaricarla normalmente senza inserire il mio codice, perché rosicate, perché magari vi veda di no, io non ti voglio fare i file, non ho 50 euro, ovviamente non avrete neanche voi 25 euro, perché senza codice amico la scaricate ma non avrete questo buono. Una volta che l'avete scaricata, quindi io vi consiglio, cioè perdonatemi, io l'ho fatto col codice di Ivana, io ho preso 25 e lei 50, cioè è una cosa anche piacevole secondo me da fare, per regalare. Tanto se no che cambia, vi registrate, non date niente a nessuno, non ha senso, non è che vi sto levando i soldi vostri. E niente, molte, Cristina ti mando un bacio perché sei stata dolcissima, che l'hai voluto fare col mio codice e mi hai detto io ci tengo, volevi utilizzarlo anche per tua sorella mi sembra, vabbè, comunque sei stata carinissima. E niente, praticamente una volta che voi l'avete scaricato vi apparirà un codice vostro. Questo codice lo dovrete dare, che ne so, a vostro fratello, a vostro compagno. Se loro lo scaricano con il vostro codice vale la stessa cosa dell'inizio della registrazione, quindi voi vi prendete i 50 perché, che ne so, vostro fratello l'ha scaricata e vostro fratello 25. Se a sua volta vostro fratello ha altre persone da invitare, lui si becca 50 e l'altra persona 25. Altrimenti, per secondo me, conviene che lo scarica solo uno e invita. Quindi quella là utilizzate sempre lo stesso codice, sempre 50, e quell'altra 25. Non so se mi sono spiegata, comunque più persone invitate e si registrano e la scaricano e più avete buoni, che non sono convertibili in denaro ma solo buoni. Ma ci sta di tutto, H&M, Douglas, Erbolario, IP, Primark, Ikea, veramente di tutto e di più. Anche per i bambini ci dovrebbe essere Prenatal Kicco, insomma di tutto e di più. E niente, infatti il prossimo, se mi arriverà mai, lo prenderò per Erbolario, che ho visto che anche saldi. Niente, c'è mio figlio che piange con Claudio, quindi io andrei. Ci vediamo domani, ciao.